Primo successo stagionale per l'Alma Juventus Fano e primo KO anch'esso stagionale per il Pineto che cede di misura per 2-1 contro i Granata allo stadio Raffaele Mancini. Calcio d'inizio per gli ospiti. Il primo squill del match è subito dei padroni di casa. Padovani riceve da Capezzani. Conclusione in buca d'angolo e vantaggio locale. Gli abruzzesi subito ruggiscono di rabbia. Gurini al bacio per Allegretti. La difesa fanese si salva per miracolo in corner. Poco male dalla battuta della Quercia. Porgia per Losicco. Pregevole dribbling e marcatura ancora più di notevole fattura per il pareggio immediato dei biancazzurri. La partita viaggia subito su ritmi altissimi. Su azione insistita, Severini impatta ottimamente. La truppa di Amaulo si rifugia in angolo. Sempre le aquile cercano di mettere la freccia del sorpasso. Serges a giro di poco a lato. Le occasioni fioccano da ambedue le parti. Foglia riceve, punge nel cuore dell'area granata. Bizzini disinnesca con un pizzico di affanno. Il match non conosce pause. Nappo emula Severini a un soffio dal montante alto. Nella ripresa il match continua con lo stesso trend della prima frazione. Serges approfitta di un'imprecisione, cerca di beffare Mercorelli, bravo a smanacciare e concedere un tiro dalla bandierina. Ci provano sempre i Granata. Ancora Serges in un duello ormai tutto personale con Mercorelli. Altro corner dalla battuta. Broso si avvita e regala il gol del 2-1, tanto agognato dai padroni di casa. Il match si assopisce alla mezz'ora e Zanni a sgattaiolare in area. Nuovamente conclusione respinta sul fondo. Nel finale gli abruzzesi ci provano con tutte le loro energie a pareggiare, ma l'Alma Juventus Fano chiude ogni varco e porta a casa l'intera posta. Non succede più nulla, gli Aquilotti si impongono per 2-1 contro i Biancazzurri. Certo, è quello, è un Fano che deve aggredire in avanti, mangiare il terreno in avanti. Noi non dobbiamo essere mai rimessivi contro tutte. Noi dobbiamo l'umiltà. Deve essere la nostra forza e prestare sempre in avanti. Soltanto questi principi, secondo me, si può fare calcio e si può fare bene. È normale, poi secondo tempo, aiutati dal pubblico, sia che da tribuna che dietro la curva, che li ringrazio. Abbiamo fatto un grande secondo tempo, magari abbiamo peccato che potevamo chiudere, dentro quattro ripartenze, magari potevamo essere più precisi, però va bene. Ringrazio i ragazzi, hanno fatto un'ottima gara come atteggiamento. E dobbiamo continuare così, testa bassa, a lavorare e cercare di conquistare tutta Fano. Beh, è stata secondo me una bella partita. Entrambe le squadre hanno provato a giocare e sapevamo dalla forza del Fano, che è una squadra importante per un campionato importante. È partita subito forte, ci ha messo in difficoltà trovando il vantaggio, poi noi siamo andati man mano in partita e abbiamo pareggiato e abbiamo avuto un paio di situazioni importanti. I primi minuti della ripresa si è verificato quello che si è verificato nella parte iniziale. Il Fano è partito bene, subito forte, ha creato un paio di occasioni e poi ha trovato questo coso, un calcio piazzato. Noi abbiamo provato a rimettere la partita in gioco e chiaro, il Fano si è difeso, ha difeso con ordine. Abbiamo avuto una grandissima occasione con Maio per pareggiare. Ha vinto la squadra, magari che ha sfruttato meglio le occasioni create.